Amici bellini, come andiamo? Ci siamo svegliati sempre da capolista? Penso di sì, così sarà per tutta la pausa. Però scoppiano le poi impazzano le polemiche e quindi noi ci fermiamo non con dei risultati clamorosi che avrebbero potuto portarci a dei discorsi, ma ci risvegliamo e ci manterremo in questo stato di polemica per tutta la pausa. Mi sembra inevitabile, quindi piano piano parliamo e cominciamo. Allora, amici bellini, don't touch. Beh, bellissimo, don't touch, perché il Don Valerio, Don Guido, Don Fabio e don't touch, perché non toccare. Non toccatela questa serie A, non toccate, e va bene così. Quindi voi lasciate un like perché tutto a posto. Il like lo dovete lasciare semplicemente per i punti accumulati in classifica che ci permettono di stare un po' più tranquilli. Contemporaneamente sento un ambiente un po' preoccupato per alcune cosucce e le andiamo un po' a sviscerare. Cercherò di essere il più obiettivo possibile, ma ovviamente lo sapete, sono un tifoso del Napoli e i tifosi delle altre squadre possono intervenire nei commenti con educazione, senza essere fragili mentalmente, perché alle volte segno di fragilità. Io non me la prendo con i tifosi di Milan, di Juve, di Inter, di Fiorentina, di Roma, di Lazio e di tutte le sorelle. Non me la prendo con loro, perché i tifosi che tengono, non è colpa loro se certe cose ci sembrano strane. Si chiama stranezze o ristorante a dove faticava, perché alcune cose sembrano strane, alcune cose non ce le riusciamo a spiegare ed alcune cose ce le dovrebbero spiegare gli arbitri. Questo mi sembra il punto fondamentale che ci toglierebbe qualche dubbio, ci toglierebbe delle problematiche. Allora, io mi sono preparato con un Abraham tattico, mi sono preparato un po' di rassegna stampa, perché a cominciare dalle prime pagine dei due giornali principali, e una è il Corriere, che ovviamente parla, ovviamente, è la cosa più clamorosa, e ci sta pure la resurrezione della Juventus, doppietta di Kim, sigillo di Milik, e la Juve batte anche la Lazio, Max da ottavo a terzo in 3 settimane. E su questo non c'è dubbio. E se voi andate a vedere la classifica, la Juventus con il Napoli è la squadra più in forma del momento, perché abbiamo 5 vittorie consecutive, noi molto di più. Però queste 5 vittorie consecutive, se voi andate a vedere, non lo so se si vede, vedete quelle cose, vedete il pallino grigio? Ecco, nella grigiezza quello significa che è tutto verde, a differenza del Milan che ne ha steccato un paio, che l'Inter, la Lazio che ne ha steccato un paio, ma la Lazio potrebbe poi essere recuperata dall'Inter. Allora, noi facciamo un discorso generale, ed è chiaro che la Juve può spaventare, perché a inizio campionato abbiamo visto la rosa, abbiamo visto delle scelte di mercato, ti prendi Pogba, ti prendi Di Maria, ti prendi gente che ti serve per vincere subito, un discorso juventino interista, differenza del Milan e del Napoli. Vuoi vincere subito, ti prendi giocatori che per un anno possono essere specialisti e poi si pensa. Però la Juve comincia male, come l'Inter comincia male, quindi erano indietro talmente tanto nella classifica che quasi tu pensi, vabbè, non possono rientrare nella lotta a scudetto. Il Napoli fa il suo dovere, perché a parte quegli incidenti di percorso con la Fiorentina e con il Lecce, si fa bottino pieno, e voi non vi siete iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione. È importante, perché dobbiamo adesso fare i sondaggi, quale squadra mi devo vedere al mondiale, iscrivetevi al canale Telegram. Insomma, per un discorso generale è chiaro che una squadra che giocava male e tutti volevano la testa di Allegri, e quindi è chiarissimo, però piano piano, tanto che è scarso il campionato italiano e me lo dovete concedere, che una squadra che fa quelle cose adesso è rientrata in corsa e spaventa, nonostante i ben 10 punti di distacco dalla prima classificata. Il problema è che la prima classificata è una squadra che insomma viene sempre vista, ma come bello il Napoli, e poi appena poi dopo sembrano troppo pericolosi, lo dico tranquillamente,
No, non va bene più, e scompare dalle pagine dei giornali, scompare, perché quello era il Corriere, mentre la Gazzetta va così: Juve, Inter, Milan, Juve e Inter avvisano il Napoli, non è finita, guardate con quale soddisfazione, sembra proprio che è una soddisfazione generale, non è finita, eh? Ah beh, vi dovete sbattere perché vedete c'è Leao, c'è Kin, c'è Zeko. Tre indizi sono la prova, è tutto aperto e del Napoli non c'è proprio, traccia. È anche logico che non ci sia traccia perché non abbiamo giocato nella giornata di ieri, ma va bene così. La differenza, sapete qual è? È che la Gazzetta, in un'altra situazione, firmava così: fischio da pazzi, ve lo ricorderete, il più... Il famoso episodio di quando il Milan segnò dopo un calcio di punizione che l'arbitro fischiò, perché alluccò come un dannato il protagonista di quel fallo che non era neanche fallo, e ci tengo a sottolinearlo, e quindi per dare subito la punizione al Milan, che erano nei minuti finali, diamogli subito la punizione così possono fare qualcosa e vincere la partita, gli annulla un gol che poi poteva essere regolare. E quindi che fa la Gazzetta? Giustamente mette sotto accusa gli arbitri e dice: mamma mia, non si può fare così, questa è una cosa gravissima. Questo però non viene scritto. Io non vedo, cioè, dove sta la situazione di Icone con Tomori? Dove sta la possibile situazione di Rebic con Terracciano? Dove sta il fallo su Duncan ancora prima che poteva essere? Tutti episodi discutibili, e siamo d'accordo. Discutibili però come? Perché se poi il problema mio è che l'errore ci può stare sempre, e non siamo in dubbio. Ma è il dopo, il racconto che non mi convince più di tanto. Perché per esempio, togliamo questa cosa perché non mi sembra il caso di insultare Pastorizia, lo rispettiamo. Però questa è la cosa, la moviola di Dazon. Non è rigore per la Fiorentina perché Tomori in un primo momento prende la gamba di Koné, ma dopo aver preso la gamba prende la palla. Questo da come me lo descrivi, no? Descrivimi questa azione. Tomori prende la gamba di Koné e solo dopo prende la palla. Rigore netto. È così che ci avete raccontato tutta la storia del calcio col regolamento alla mano. Cercava il pallone, è vero, però ha preso prima la gamba e purtroppo. E lo prende due volte, che l'ho vista bene la cosa, la prende due volte. Poi dopo ci sono altre angolature dove si vede che la palla non la sfiora nemmeno, ma non ci interessa, perché prima della palla, del famoso contatto impercettibile che dovrebbe scagionare Tomori, la gamba la prende due volte, prima con coscia e poi con la gamba di richiamo del sinistro gli tocca pure il piede e gli toglie la gola. Guardi, il rigore e basta, il rigore e basta. Mentre ci dicono che non è così, mentre si rettifica e si dice no, ma quello prende gamba e palla contemporaneamente, falso, falsissimo, non ci sono notizie sui giornali. Allora, va benissimo, va tutto bene, il Napoli non ci deve pensare, il Napoli deve fare il suo percorso netto, ma è mai possibile? Dove sta? Il Napoli è una squadra normale come tutte le altre, non siamo una squadra di Galacticos, siamo una squadra molto giovane che con entusiasmo, con talento e con una buona gestione stiamo facendo un campionato straordinario, una stagione straordinaria, perché abbiamo fatto molto bene anche in Champions, ma abbiamo dimostrato di essere esseri umani anche vincendo, quando abbiamo vinto abbiamo detto però siamo esseri umani, qualche sbavatura. Non possiamo essere una squadra di marziani per tutto il campionato, per vincere il campionato non si è mai visto. Perché il Napoli deve fare questo campionato che non deve mollare neanche un punto, perché altrimenti quelle là vengono e dobbiamo stare attenti, non è finita, perché lo sanno che siamo umani, lo sanno che ad un certo punto potrebbe capitare l'imponderabile. Il problema che si pongono molti tifosi in generale del Napoli, ma penso anche delle altre squadre, è che, perché voglio sapere la Juventus, il tifoso juventino, che ne pensa del contatto di Tomori con E. Ne vorrei sapere, perché poi si trovavano loro davanti, perché magari la Fiorentina ribalta e potevano trovarsi loro davanti. Pensa un po' te. Quindi la classifica, in tutta onestà, secondo me al momento rispecchia più o meno quelli che erano i valori iniziali. Il Milan si parte da favorito perché aveva vinto, l'Inter ha una squadra fortissima, la Juventus ha una squadra fortissima, la Lazio ha cominciato molto bene ma adesso deve subire questa sconfitta,
in Europa così e così. La Roma, affollate, non segnano, creano ma non segnano, e quindi hanno questa problematica. Immagino, ed è facile immaginare, che l'Inter possa recuperare, perché adesso sono pari punti con la Lazio, e si è ricreata quella cosa che vi ho detto mesi e mesi fa, ragazzi. Quelle tre, quel posto assicurato in un modo o nell'altro, ce l'hanno. E adesso tutti non mi piace, non mi interessa, io devo dire come me la sento. Quelle tre, in un modo o nell'altro, per forza. O per quella situazione in cui, per situazioni fortunate in cui, se l'arbitro deve sbagliare da in un lato e non in un altro, avranno il loro posto in Champions. Dopodiché c'è il Napoli, che non vuole mollare quella posizione e dà un po' di fastidio a tutti. Di conseguenza, chi resisterà tra le quinte? La Lazio, l'Atalanta, che adesso sta in crisi, però avevano cominciato molto bene, o la Roma, che si riprenderà al ritorno dai mondiali, vediamo come staranno fisicamente e se Mourinho mantiene l'ambiente, perché adesso Mourinho sta sparando a zero sui suoi giocatori, è una roba strana. Gasperini che parla con la società, che cosa volete che faccia, eccetera eccetera, e Sarri che si lamenta anche dell'altezza dell'erba dei vari campi. Questa poi è la situazione. Insomma, no, ma quelli, gli arbitri sono in buona fede. Io questo voglio sapere da voi. Perché gli arbitri devono essere per forza in buona fede e sbagliano come sbagliano i giocatori? Io questo proprio non lo posso accettare. Traffico di droga, in arresto il capo procuratore dell'AI. C'è il capo procuratore D'Onofrio. Nell'associazione D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito, tra le 42 persone che sono state arrestate in un ambito dell'inchiesta della DDA milanese. Signori, perché quelli che sono al vertice degli arbitri, gli arbitri devono essere per forza al di sopra di ogni sospetto? Questo me lo volete spiegare? Oh, è così, perché altrimenti che ce lo guardiamo a fare? Ma perché non me lo posso guardare e avere anche il dubbio? Ma vuoi vedere che qualcuno qualche interesse ce l'ha? Perché mi viene in mente quello che hanno detto i giornali. Sentite, noi dobbiamo parlare per forza di quelle tre là, perché i nostri clienti, quelli che si comprano il giornale, sono tutti tifosi di quelle là e noi dobbiamo esaltare quelle squadre là. Lo dicono chiaramente. E allora perché un arbitro non potrebbe pensare, non potrebbe avere un retropensiero? Forse, se non faccio un torto a questa squadra qua, vado un po' più avanti, perché ci sono situazioni in cui uno potrebbe commentare gli errori arbitrali su YouTube e poi fare una grande carriera e arrivare fino in televisione, per esempio. Ma tu non lo puoi dire. Lo posso dire, sapete perché? Perché lo chiamavano Rambo, questo che era a capo della cosa, e dobbiamo leggerlo insieme. Rambo, perché durante le fasi più dure del lockdown Rosario D'Onofrio girava mezza Lombardia in tuta mimetica per consegnare chili di hashish e marijuana e raccogliere migliaia di euro da inviare in Spagna. Ma oltre alla doppia vita narcotrafficante e militare, D'Onofrio ne aveva una terza, quella di procuratore capo dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, ora che si trova in carcere con l'accusa di traffico internazionale in una maxi operazione, eccetera eccetera. 42 carbagnate con non poco imbarazzo da parte dell'organismo dei direttori di gara, è stato rimosso da lì. Sono sconcertato, ha detto, ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalaggi, e dice che nessuno si vuole dimettere, le parole di Gravina, sono sconcertato. Nel frattempo questo fu promosso quando era già agli arresti domiciliari. Insomma, possiamo togliere da mezzo il falso mito che questi devono essere per forza in buona fede e quando sbagliano, sbagliano perché sono errori clamorosi, sono errori, capita a tutti. L'errore che capita a tutti può essere tranquillamente rivisto dal VAR. C'è il VAR, ma quello non è un chiaro ed evidente errore. Ma scusatemi, Iconè che prende la gamba due volte prima di sfiorare il pallone, ma non è un chiaro ed evidente errore? È chiaro. Il discorso di Duncan, si può decidere, se non si può decidere, che Rebic dia fastidio a Terracciano, siamo d'accordo, possiamo essere d'accordo, è un fatto dubbio. Ma il rigore, dicono, è rigore. E il VAR deve intervenire e ti deve dire non è possibile. E il Milan, che sta avendo molte difficoltà, è capace che va in crisi, la Juve lo supera e se la devono vedere poi con i cugini o con la Lazio se resiste. Vi renderete conto che è un campionato diverso, che si crea un campionato diverso. È diverso avere il Milan a meno 8 oppure averli a meno 11 o a meno 9 o a meno 10? E penso sia diverso, perché poi quando si arriva a punto, c'è Napoli-Verona.
Non lo potete accettare, mi rendo conto. Specialmente i tifosi delle altre squadre non lo possono accettare. Piangi pagliaccio! E piango pagliaccio. Nel frattempo è chiara la situazione, ci sono errori, il Napoli non ci deve pensare, il Napoli deve essere scevro da questi retropensieri che abbiamo noi tifosi, siamo noi sbagliati, sicuramente siamo noi sbagliati. Sapete perché? Perché se il Napoli non ci pensa e continua a vincere, bene, abbiamo vinto, dobbiamo fare 150 punti, l'ha detto pure Paolo Del Geni, se non facciamo 100 punti ci fregano di nuovo. Può il Napoli fare tutto questo? Certamente. È una cosa calcisticamente possibile? Certo che poi è possibile, ma è anche improbabile che una squadra non abbia mai un momento di flessione, una partita storta, una partita dove la palla proprio non vuole entrare o una partita dove gli avversari sono più forti di te. Pensa a una Juventus che recupera tutti gli effettivi, dobbiamo affrontare l'Inter che è forte, dobbiamo affrontare la Juventus che è forte, ci sono le trappole Sampdoria che non vince una partita manco per niente, il Napoli sbaglia tre partite, che succede? Non abbiamo fatto nulla e siamo stati recuperati da squadre che potevano avere un ritardo ancora maggiore. Perché? Perché il campionato è scarso. Lo dico tranquillamente, è scarso nei suoi effettivi, perché una squadra come la Juventus, che adesso è ancora in lotta per il titolo secondo i giornali, vuol dire che è scarso perché hanno sbagliato l'impossibile, che hanno perso con quelli che dovevano perdere. Quindi questo video riceverà molti non mi piace e a me non interessa. Le polemiche impazzano e a me non interessa, perché mi venite a dire vigiliamo e noi stiamo vigilando. Le cose succedono lo stesso, non cambia nulla. Allora il Napoli riuscirà a stare sopra tutti, perché contro tutti, ci insegna Guido Gentile, contro tutti è stancante. È stancante, è rischi che quelli là, Zierischi, Meret, Di Lorenzo, che le hanno già viste queste cose, Mario Rui, è capace che dice niente da fare, proviamoci, ma è difficile, se la palla non entra allora vuol dire che non è. Se invece il Napoli riesce a stare sopra a tutti, vuol dire che dietro si affannano e si scannano tra di loro, allora è ancora possibile, io mi taglio i capelli, me li faccio blu, eccetera eccetera. Ma è difficile. È difficile anche quest'anno, nonostante una squadra entusiasmante che gioca bene e che sembra giocare anche meglio delle altre. Ma siamo umani, siamo assolutamente esseri umani, non possiamo essere marziani per sempre, e quindi sarebbe ideale in un campionato dove alla fine tutti possono sbagliare delle partite, se le sbagliano tutti, che nessuno abbia delle spinte, perché se poi ha delle spinte poi non è giusto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Mamma mia, l'ho detta. Adesso mi arriverà, è pure lungo il video, non ve lo vedrete mai. Fa niente, io l'ho fatto. Vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose!